Sono dei finanziamenti importanti, circa 50.000 euro, e noi abbiamo messo una piccola parte, noi il comune di Pesaro, coinvolti anche i comuni di Gabice e Gradara, altri comuni e soprattutto questi cinque gruppi giovanili che diciamo diventano sempre più protagonisti del loro futuro sui temi dell'educazione civica, sui temi dell'ambiente, sui temi della partecipazione democratica, del rispetto delle regole, della Costituzione, della cittadinanza europea, su tanti temi anche della riqualificazione urbana che sono veramente importanti per tutti questi comuni, per questa vallata, i temi del protagonismo dei parchi, delle piazze, dei luoghi in cui i giovani possono essere loro i protagonisti del futuro di questo territorio. Meracchi è un progetto importante che come comune di Vallefoglia abbiamo sostenuto insieme a diverse associazioni del nostro territorio. Ha avuto un contributo molto, molto importante dalla Regione Marche, perché si è attestato nella prima posizione dei circa 40 progetti che sono stati presentati a livello regionale. Meracchi propone un ampio ventaglio di attività, ma c'è un filo rosso che le tiene insieme, cioè il fatto di sentirsi comunità, di riscoprire anche una dimensione della socialità che è venuta a mancare in questo anno di restrizioni, di distanziamento sociali e il rispetto di protocolli di sicurezza che hanno fortemente limitato la possibilità di incontro. Il nostro ruolo all'interno di questo progetto tratta uno dei percorsi appunto di Meracchi, che è ambiente e territorio, e noi abbiamo sviluppato in sostanza una strategia di progettualità, associazionismo, condivisione, collettività, che praticamente si sviluppa in tre punti focali, che è la parte di mappatura del territorio. Passata la fase di mappatura ci sarà una fase di progettazione e di ricerca appunto su quali sono i temi progettuali da portare avanti, e infine appunto si andrà a fare, dopo questo processo di progettazione con i ragazzi, si andrà appunto a attivare sul luogo direttamente quello che è stato studiato in termini progettuali, e quindi i ragazzi poi pianteranno piante, creeranno questi sistemi di arredi urbani. Per ora siamo però in fase progettuale, quindi ancora da definire questi punti che poi verranno appunto sviscerati nel mese di maggio, e in giugno, luglio, agosto un po' meno e settembre, le ultime battute, verranno appunto realizzate.